Eccoci qua. Allora, oggi sono qui in compagnia con Giovanni Ghizzani, grande musicista poggibonsese, che tra l'altro si è anche esibito su un palco poggibonsese, più nello specifico sul palco di Piazza Dario domenica scorsa, qui a Poggibonsi. E lui vive a Bologna, infatti siamo in collegamento, diciamo, in streaming come nei momenti più duri del lockdown. Innanzitutto io ti saluto e ti ringrazio per averci dedicato questo tempo per fare questa chiacchierata con Valvezza.net. Sì, ciao, grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti. Senti Giovanni, io volevo partire proprio da qui, cioè volevo chiederti innanzitutto che tipo di sensazioni hai avuto nell'esibirti insieme al tuo gruppo, il tuo progetto musicale di cui poi ci parlerai più avanti a Poggibonsi? Ma sì, è stata una bellissima esperienza perché diciamo quando si compone della musica e si suona anche dal vivo, è sempre emotivamente un momento importante, insomma, ecco, perché diciamo che ci evoca sempre delle sensazioni particolari la musica nostra, cioè quella, quindi nei momenti in cui non sei un interprete di pezzi scritti da altri, ma semplicemente suoni i pezzi tuoi. È un momento sempre emotivamente importante e sicuramente farlo davanti a tante facce amiche, comunque che ci ecco, della propria città, del proprio paese, è sicuramente una bella occasione per dare qualcosa di se stessi al posto da cui uno viene, insomma, ecco. Questo senza dubbio. E ora poi, tra l'altro, la tua è stata un'esibizione, un momento un po' particolare, no? Un po' come saranno, diciamo, tutti gli spettacoli dal vivo da qui fino ai prossimi Certo. mesi, sperando ovviamente che questo coronavirus ci lasci in pace, soprattutto per tutte Ma davvero, assolutamente. Quindi per tutte quelle cose fatte dal vivo, però è stato particolare anche da questo punto di vista, no? Pubblico distanziato, ingressi contingentati, mascherine, che si prova a vedere il pubblico mascherato? Sì. Allora, io penso che non ci si abituerà mai a vedere tutti in modalità chirurgo, quindi con la mascherina, cioè per quanto ormai sicuramente è tanto che ci conviviamo, però dà sempre un pochino quella sensazione di distacco, insomma, ecco, diciamo è come un promemoria, delle seggiole distanziate, le mascherine sono un promemoria che comunque, cioè anche nei momenti in cui stiamo tutti bene, però c'è sempre qualcosa, diciamo, nell'aria, nel mondo che non sta andando nel verso giusto. Però diciamo che sta a noi anche il ruolo di vincere questa situazione di distacco e di cercare di essere comunque dentro emotivamente a quello che facciamo per noi artisti che facciamo, che produciamo musica, che produciamo arte, ma anche per chi dall'altro lato della sedia. Ecco, diciamo, io invito veramente a cercare di lasciarsi andare, malgrado ci sia una mascherina, malgrado di vivere più intensamente, più genuinamente possibile questi momenti di felicità e serenità che comunque ci sono concessi e che siamo riusciti a conquistarci anche comportandoci tutti bene nel momento in cui c'era da comportarci bene. Quindi ce li siamo anche meritati, insomma, quindi ecco, dico di goderseli per questo motivo. Senti, i prossimi mesi come li vedi? Cioè, hai un po' riprogrammato anche quella che è la vostra attività musicale in base al Covid? Oppure? Sì, sicuramente ora c'è il grosso interrogativo perché comunque tanti di noi che suonano insegnano anche, io per primo faccio, oltre al concertista, faccio l'insegnante di musica, sia in una scuola che privatamente, quindi come dire, anche lì ora per quanto riguarda la scuola speriamo che riapra, speriamo di poter ricominciare i contatti con i nostri studenti e a livello concertistico certamente ci stiamo trovando all'ultimo a rifare tutte le agende. Ora proprio in questi giorni
stanno venendo fuori tutti i concerti di agosto, di settembre, e io sono molto contento perché comunque mi prospettavo davvero un'estate anomala di lettino, spiaggia, e invece fortunatamente anche quest'anno, diciamo, che finirò la mia estate bianco come una mozzarella, però con dei bei concerti, diciamo, all'attivo, e questo è importante per noi che abbiamo scelto di fare questa vita. Dimmi. No, niente, quindi i prossimi mesi, diciamo che sono tutti un po' work in progress, però stanno comunque succedendo delle belle cose, stanno venendo fuori delle bellissime occasioni, e niente, poi abbiamo deciso con il mio progetto, l'Ostine Supermarket, che non è, diciamo, l'unico progetto che sto portando avanti, ma è quello dove è uscito recentemente il mio album, e abbiamo deciso anche di tornare in studio proprio a ottobre, visto che a ottobre scorso è uscito il nostro disco. Il prossimo ottobre torniamo in studio per registrare i pezzi nuovi, proprio con la volontà anche noi di metterci sotto a produrre musica, a produrre materiale da ascoltare, malgrado appunto la situazione a livello nazionale e mondiale non sia delle migliori, specialmente per categorie come quella dei musicisti, insomma. Non è proprio il massimo, però. Senti, uno spettatore che viene al tuo vostro concerto, un concerto di Giovanni Ghizzani, un concerto di Lost in the Supermarket, cosa si deve aspettare da un punto di vista musicale? Ma allora, la musica, diciamo, che facciamo noi, che scrivo io, è, come dire, musica che comprende tanti universi messi insieme, quindi sicuramente io sono partito dalla musica classica, poi ho suonato rock, fusion, e recentemente sto suonando molto anche la musica sudamericana, e quindi diciamo che nei pezzi miei c'è un po' di tutto dentro. Però, diciamo, la linea di il trait d'union, cioè ciò che collega un po' tutti i pezzi, è la ricerca, diciamo, di un impianto melodico, armonico, che sia orecchiabile ma allo stesso tempo sofisticato, ecco, diciamo. Io quello che dico sempre, anche ho tanti amici che vengono a volte a vedermi e mi dicono: ma guarda, io non ne capisco di jazz. Io dico sempre: guarda, io spero solo che ti possa passare un messaggio, che ti possa passare un'emozione dal momento in cui senti un pezzo, un brano o anche l'album, che ricordo si può trovare su Spotify digitando Giovanni Ghizzani, Lost in the Supermarket, e con la stessa dicitura su YouTube, SoundCloud, tutte comunque le piattaforme che ci sono oggi, oppure acquistare anche fisicamente in tutti i negozi di dischi che lo dovrebbero avere o comunque lo possono ordinare. E, ecco, diciamo quindi che passi un messaggio, che passi un'emozione di vario tipo, può essere di tristezza, di felicità, però che passi un'emozione, questa è la cosa che mi interessa a me, non tanto i tecnicismi, o diciamo, ecco, la conoscenza tecnica della musica, ma proprio il fatto che arrivi un'emozione, ecco, a chi ascolta. E questo di solito, almeno per quello che mi hanno detto fino adesso, sta passando, sta arrivando, quindi sono contento di questa cosa. Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare, tornando un po' all'inizio, ti manca un po' Luigi Bonzi, la Valdezza, insomma? Assolutamente, guarda, Gavignano, cioè quando andavo in bicicletta a Gavignano, andavo sempre a, no, davvero, vigneti, paesaggi bellissimi. Io posto a Bologna che c'ha i dintorni, anche i colli bolognesi sono molto belli, però fra una cosa e un'altra non ci vado quasi mai, e quindi sto, diciamo, sempre fra le mura, che alla fine è una città piccola, non è sicuramente Roma o Milano, però è comunque una città, e si atteggia da città anche un po' più grande rispetto alle dimensioni reali. E quindi sì, assolutamente, la natura proprio, ma il Chianti mi manca, la natura sicuramente, vero sì. Ottimo Giovanni, io ti ringrazio ovviamente, visto che appunto a maggior ragione ti manca, noi ti aspettiamo volentieri. Assolutamente, assolutamente. In Valdezza, Poggibonzi, diciamo, e non solo. Io ti ringrazio per essere stato con noi qui su Valdezza.net. Grazie mille a te. E sarai sempre benvenuto anche prossimamente. Grazie, ciao. Grazie, saluti a tutti, ciao.